Quando lancia la pallina, dovete essere svegli però, Ci siete? Dai, ci sta. Di nuovo! Le mani a tempo! Pallina su e giù, dai! Lui ha il dono di parlare con le palline. Giro tondo! Pallina su! Pallina su! Pallina giù, è andata giù. Greta, spostatevi un po' che ti fa del bene. Accompagniamolo a tempo con le mani. Buonanotte, pallina. Buonanotte, pallina. Buonanotte, pallina. Facciamo un po' più difficile il gioco? Sì o no? Tanto mica lo fate voi, lo fa lui. Vale, quattro palline! Oh! Siete un pubblico esigente, vero? No! Ovviamente un pubblico esigente. Sì, no! E facciamo 5 palline, giusto? Sì. Oh, forte, forte, forte! Oh! Sono scaricate le pile! Ma ci siete o no? Ma mi posso lasciare? Oh! A due. E lo facciamo un applauso? Oh. Passiamo al prossimo attrezzo. Chi di voi sa come si chiama questo attrezzo qui che sto facendo girare dalle dita? Manganello. Non siamo puli. Come? Manganello. Se questo era un vinillo, ora ci trovavamo in una pista da bowling e stavamo facendo altro. Questo qua si chiama clava e accusa serviva la clava ai nostri antenati. Serviva per andare a caccia. Per andare a caccia di animali. Poi l'uomo si è evoluto e ha capito che con questa clava poteva fare giochi tipo questo, per esempio. Le mani! È bravo Corrado, no? Un applauso! No. Che vuoi? Lasciami, sto giocando col mio pubblico! Qua è stato. Vale!
finita prima io, lasciami! Là, no! Vieni qua! Vieni là! Non è possibile! Dai ancora, fammi finire il mio numero! Vabbè dai, giochiamo insieme, dai! Olè. Allora, mi servirebbe un volontario o una volontaria? Come? Scusi? Tu sì, non ti nascondere. Ma per favore, ma non ti nascondere, non fa la timida. Come? Alza la mano un attimo. Sì, parla con te. Mi serve un volontario. Vieni, vieni. Hai alzato la mano. Vieni, un applauso! Vieni, non ti facciamo del male, non ti preoccupare. E noi non abbiamo mangiato mai nessuno. Magari oggi è il giorno buono. Hai paura? Anche noi. Come ti chiami? Maria Chiara. Bene Maria Chiara, vieni qui al centro del Paolo. Un applauso per Maria Chiara che si è prestata a questa cosa nuova anche per noi. Non sappiamo cosa dobbiamo fare ancora, lo scopriremo solo vivendo. Allora, fumi Maria Chiara? Fai bene, perché potrebbe succederti qualcosa. C'è qualcuno tra di voi che ci offre una sigaretta? No! Tutti che non fumano, quindi devo fare? Offritemi una sigaretta e vediamo. Sì. Una sigaretta. Non ci credo che nessuno fuma. Vi ho visto fumare prima durante il corteo. Dove una... Sì. Vieni. Venti. Piano. Aspetta che non arrivo. Ah, grazie. Ok. Allora, facciamo una cosa semplice. Maria Chiara, giusto? Sì. Guarda lì, non lui che è brutto, che ti spaventi. Accanto, dritto, non ti muovere, mani lungo i fianchi, rimani immobile, senza fare né così e né così, altrimenti mi faccio male. Ok? Il pubblico. Questo era un riscaldamento per noi e per il pubblico. Non è successo, sei ancora viva, respiri. Okay. Questo capita a chi fuma di solito. Ebbene, devi tenere la sigaretta fra le labbra. Bagna un po' le labbra. Era ha fatto? Di più. Ok. Sulla punta delle labbra. Ok, no la stessa. Perché tremi? Non fa né freddo! E lei mi sembra che hai un po' di febbre? No. Non tremare! Non ho capito che hai detto! Non ce la fai! Pesante? Non mi fare ridere, siamo qua per quello, ci pagano per far ridere, lo dobbiamo far ridere, non ho capito. Bagna un altro po' le labbra, sennò. Oh. Ce la facciamo? Perché noi dobbiamo andare a parletta, poi non è che dobbiamo stare fino a domani mattina. E non ho capito, togli la sigaretta, sentite, hai detto. Non fa ridere.
Ok, il gioco praticamente consiste nel cercare di saltar via la sigaretta con una trava. Che succede? Non devi fare niente, devi stare solo fermo, immobile e guardare là. Noi non l'abbiamo fatto mai. Però si è offerta volontaria, proviamo. Bagna di nuovo le labbra. Se no non ce ne andiamo più di qua. E intanto ok. Li batti a mille. Non è vero. Non è vero, eh? Non tremare, se no non la riusciamo a beccare. Se no prendiamo il naso, eh? Dobbiamo arrivare alle minacce? Ah, okay. Se no chiamiamo... Vale! Dritto la sigaretta? Sputala! Maria Chiara, tieni, vado. Tieni che arriva! Vale, vado! Vai! Vai! Che è successo? Tutto a posto? Saltato via il naso, il te, che c'è? Tutto bene? Vedete tre volte di tutto bene, poi... Anche i bambini! Ci servono gli affreschi. Vabbè, lo lasciamo qua fino a domani con i bambini. Ok. No, ragazzi, aspetta, sparire. Sotto qua sotto. Dove andiamo? Andiamo. Andiamo, andiamo. Ciao! Ciao! Un applauso! Grazie a tutto bene! In giro? Grazie! Signori, vi state divertendo? Sì! Meno male. Ok. Adesso voglio sentire un forte applauso perché...
precedente nel tempo e in epoca longobarda visse il suo massimo splendore, soprattutto ad opera di Pandulfus Agatensis, nome normanno trasformato nell'antroponimo Agatone, che fu signore di Sant'Agata e ne abitò il castello intorno alla seconda metà dell'anno 1000. Principe di Capua, uomo potente e sanguinario, forte e determinato, segnò i destini del nostro paese, che grazie a lui divenne roccaforte e primo avamposto del Ducato Beneventano. Nello stesso periodo fu promulgata la legge imperiale dello Ius Primae Noctis, una tassa sul matrimonio, che ogni feudatario era tenuto ad esigere dai sudditi in cambio del suo assenso alle nozze. Si narra che Agatone l'abbia utilizzata a suo vantaggio, trasformandola nel diritto di trascorrere la prima notte di nozze con le spose dei Sant'Agatesi. Ma si sa che nei racconti della tradizione popolare e nell'immaginario collettivo la leggenda fa la parte del leone, sopravvivendo alla storia stessa. Altra cosa sono le reali conquiste militari compiute dal capitano Pandolfo IV Agatone, per celebrare le quali ogni anno egli soleva organizzare un sontuoso rituale che consisteva in un banchetto lucubriano che veniva consumato nella sala regia del castello, allietato da musici, giocolieri e giullari di corte. Poi con la sua compagna, seguiti dagli esponenti delle più nobili famiglie, Agatone sfilava lungo le principali vie del paese, mostrandosi al popolo in tutta la sua superba fierezza. Castello. Il principe Agatone è più nervoso e scorbutico del solito. I primi a farne le spese sono Sambrone, il fidato giullare, i tre consiglieri di corte e la sua compagna, donna Ausilia. L'insofferenza malcelata di Agatone è dovuta ad un improbabile trattato di pace. Qui seguirà un convivio con tutti i capi contrada della zona, i quali mal sopportano la tirannia delle leggi imposte dal principe. Perciò i festeggiamenti organizzati da Agatone lasciano molto interdetta l'intera corte, ma egli certo della sua indiscussa supremazia mette a punto il suo efferato piano per eliminare tutti i capi contrada e soddisfare così la sua sfrenata sete di potere. In effetti il banchetto e i festeggiamenti altro non sono che un subdolo tranello per liberarsi di chiunque gli si oppone. Ehi, disgraziate mostre di crestine! Ehi, quante volte ti ho detto che tutto oggi ma non ti mette, capite? Tu non so tassettare nessuno, lasci di rabbio! Tu non so mettere nessuno, questa cosa vale pure per te, capite? Hai capito? No, ma mi sento E lo sentite, Sanna, ma se non mi lascio i cannarini, come ti rispondo? Lascio i cannarini, sono scuso, Pedro Juan! Ma non vuoi che a furia di mangiare e dorme si è fatto come un porco si fa? Sì, bello tu, sì. Che? Vieni? Non ti permette, capì? Se no ti faccio la faccia a polmone di ciuccio ti fa. Ma tu vieni un po'. Hai tu male questa cosa? E capì? Ma tu vieni un po'. E ma valo pulenza! Ma pulenza lo trovo! E quando l'hanno detto sto trovo? Quante volte ti ha girette che con le panne l'urto qua in cima di me? Forse c'è tanto santo, ma se siete assettati fino a mo' su pulenza! Cricciamo su padrò! Padrò! Ha girette pulenza e ci! Vabbè, lo pulenzi! E sa che abbrazza una questione stamattina che ti appuggia lo trovo! Ha 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 ha
tiene presso. Ma che fa? E tiene che fai sopra la sedia. Ma che te ne porta a te, ma che fa? Ma dove erano po'? A Ceracù da Ita, Ceracù. Fammi sentire piuttosto, ti hai fatto un giro per un paese come ti aveva detto. Tutto a posto. Che significa tutto a posto? I cristiani che dicono, che fanno sapere, fammi sentire. Ma tu, è meglio che non te lo dica, sennò tu puoi scondo con me poi. Ma scondo con te, non ti faccio niente, ti faccio mannati. Sì, Chi è? I paesani, sto contento da una parte e sto scontento da un'altra. Ma perché che buono le mosse i paesani? Che parte tu hai? E perché dicono che... Dicono che sono porco. Che so io? Non ti permetto che ti faccio la faccia. Guagliato struppiglietto a macchina lei. Lo dicono loro, mica tutti chi? Secondo me tiene pure un po' ragione. Ma da poco! Aglio! Allora, secondo te, io sarei un porco, secondo loro, è meglio che lo spiegavo che mi sto fatto. E poi comunque, tu, sì, che l'uomo non dando le piace sta a leggere lo Ius prime noctis. Ah, l'uomo non le piace? No. E era femmina, era femmina. Sì, no. Oh, e questo ce l'ho trovato, perché me ne importa a me? E mo che l'hai saputo? E mo che l'hai saputo, mi sento meglio. Avanti. Ma dove vieni un po'? Che tasto ricevato oggi? Non ricordami quello che prima che fai oggi. Ah, che brutta cosa la vecchia che tu... Uno, tremenda vecchio, se non bambisce non capisce più niente. All'età tua, ti avessi fare un bello nurga all'umaccatura e ti fa sapere che non ti scordi più niente. Pagliotto non ti pigliare la pezzacchetta, capito? Ma se no ti struppi, una stampetta in culo ti fa scendere, non voglio lo castigli. Ma tu vieni un po' che acquisti. Allora? Oggi capite la croce fatta io, mamma mia. Ma da voi. Allora, siete a me. Siete a me. Ma? Vedi che da me niente niuccio. Guardi, che ti ha fatto la barba, che crea. Spello matrimonio. Si fatta dentro scorda. Sembra mens sana in corpo sano. Ma comincia a parlare di e poi, vedi che tiene la riunione con i consiglieri. Questo almeno tra il cuore. Ma che ti pensi che veramente mi sono rimbambito? Vogliamo, allora tu non hai capito niente. Ma te c'è struppiamo no! E comunque lo barbiere da mani roppe. Sì, da mani roppe anche che fa. Ma mi volesse lo guaranando piuttosto prima la riunione con i consiglieri che già mette in ordine certe cose. Anzi, ci sono un po' di ammuino qua andando, vedi ancora fosse un arrivato. Chi tre fanno solo ammuino, vedi, fosse la stessa giornata. Tu! Ma tu stai sempre con mano, che ne che la fa pure i fatti miei, oh, state buono! Ma tu vedi che zingano fa tanto, ma che me la rai la pazienza con un matto con stufata, mannaggia mova, con un accino non si trova. Ma come già fai con questo, come già fai con io non so che andrò già a fare. Però che vuoi fare, lui, questo non può fare tu niente, però è l'unico che mi posso fare, è l'unico. Mamma quanta cosa sta nella feroce! Mamma quanta cosa sta nella decita! Maronna certi urnetti, tieni! Ma tutti io già fanno da sto paese, tutti io! Tutto mi sto a mettere a te! E li paesene, poi li paesene! Tienene sempre ricci! A tu! Chi è? Il consigliere su arrivetto! E fate trasito! Fate trasito! Voglio, bene a me! Datemi una mossa con sta flemma stamattina, muovitevi! Capitano! Che prato! Sembra gallerina ti sono trezzata, dove che cammina dritto dritto? Grazie a Dio, non si abbandonano voi. Rosetta, ma era un bicchiere lì, e mo mi sento meglio. E che mo lui ti fece passare loro ricordo? È così, lo vai di sto paese che stanno troppo scherzi. Ah, non ti ci preoccupare, non brighiò. Rata manata annata di tempo che sta scheletro ha già lo tutto qua. Sì, così facciamo tutto il sciolacchio in desandato. Attenta ancora, non doveva la manda tua, capito? Attenta ancora, non mi eri tu che mi pare una cosa. Sì, comunque, lui oggi ci non manda ancora a nausiglia. La gente domanda una cosa. Voi in soltanto assettate per pigliete posto che i momenti che ti a fare un sacco di cose oggi. Assettate.
Ginette, che questo lo posso me? E che lo giacca a te? E che significa non lo so a te? Non sono sempre stato tutta di. Ma vieni tu? È così. Ah, ci siamo venuti e voglio stare qua. Tieni hai qualche cosa da ricci? Tu sei prepotente, non faccio verde allo YouTube. Un lecchino e le caciotte. Ma facite la vinna a Vroni, 80 posti che stanno, la vita fallita per chi sa da se te do. Se voi tenisse per dire come artecchi, non facisse per tanta storia. Oh, piglia insieme, a te e un posto, te piglia di, voglio stare un po' a lì. Piglia insieme, ma state zitti che non si manca se andate. Ehi, ti è arrivata Cristiana quando sei qua. Che bella giornata, voglio dire. Che ne ehi, è bella, bella. Ma non sapete quando ha tempo in gioco? Poi che non sapete, non sapete. Comunque, da parte nostra, le semolette stanno buone. Da lì mi stanno i mani. L'unica cosa sono forti che stanno a seccare. Che vuoi fare? Pronto Samuele? Ma tu? Tu lo puzzi, lo dire? No! E alla vita? Alla vita a te? Non a te! E le semenegre, a te? E non lo te, e allora che te ne frega a te si chiove, se sei un solo, se sto cercando il pozzo, se sto ci metto la lì, voglio, a te ci metto un giro. Ma hai capito no, che se tu stessi un po' gitto, facessi più bella fuori. Eh sì, che è che la parola mancata, te? Tu tieni un cervoretto mancato. È ragione, rompere gli occhi. Che c'è qua? Ma tu vedi che a Gessini te la stucchia al fuso, ma la ciuppa di carne lì! Si vanno la randella! Ave si vanno a via tutti e due! Ma avete proprio scucciato! Ma se vogliete che legga! Prima sempre insieme la giudice, e poi, alla prima occasione facita lì! Se vede che ne sparte di su, se ne... Non prego, sapete lo fa? Qui si dice che arriva che bisogna pigliare le fatte su. E perché non dice che ogni minima cosa che succede la verra fria che prende la tua? Stu zingere. Ma veramente pure io ci disse che sei sempre insieme alla tua, eh? Se vede che ti faccio comodo. A me. Ma che stanno qui in casa sai? Ma mi fa sempre lì! Un momento che mi sono allontanato già va per le cene! Ma poi ragione le cristiane che siete quattro mamucci! Mannaggia che mi sono cene! Ma chi mi aveva dice a me che anche a panda sto paese sperduto? Mannaggia mo! Nessuno va più a me! Ma non vedi che sei sempre tu? Non si scatta ancora il fattore andando sei menù! Ma tu vieni un po' che acquisto! Ma invece ti dice fate guaggio, invece di quello ci è! Perché no, ma non sapete oggi quanta cosa tenime da fare, quanta cosa tenime da decidere, quanta cosa tenime da fare! Voi non lo sapete! Prima di tutto tenime da parlare lo fatto del film. E poi tenime da decidere che Maria ha un discorso con i capi contrata, ma che facciamo lo pranzo! E capita! Noi siamo pronti e potremmo pure a cominciare a fare tre femmine. Certo, attento, ancora tu non volevi a cominciare a già, eh? Poi io ce l'ho nome e l'altro fanno le fatte, che mi credi? Signorina, un problema è grave. Matrimonio non se ne fanno più. E non guagnano, se sono messi tutti d'accordo, ma non si sposè. E li guagnano, poveri, sono tutto cornuto. Che volessi dice, guagnò. Oh, che parato, no, pure parlano, non fate riucci. Chi riucci? La prima notte. Riucci? Alla prima notte. Ma state zitto, signorante. Sarice, Iux prima notizia.
Questa è la tua. Sì, visto, maronna mia, viene ma figlia, viene ma figlia. Ma chi me l'aveva dice a me che io ho fatto con questo, mamma mia. Così faceva così, quando non c'è mica baci, faceva così, per femmina me l'aveva chiesto. Leva della mezza me l'aveva chiesto per femmina. E per quanto riguarda lo fatto lo pranzo, sì, l'ambrichio, a me mi pare che io a te ti vengo solo un po' più un disto. Tra i tu sto fatto lo pranzo, vuoi organizzare, vuoi chiamare i capi contrata, tra i tu organizzare tutto cosa. A disposizione, capitanato. Benedetto di me, allora mo c'è vinno, per piacere c'è vinno, tu vado per la nante che ha anche che fa, c'è vinno. A tu, voglio, vieni qua! A tu, voglio, ma che stai parlando con frate? Sto cretino di bambino e fata, ma come ti permette? E poi andare alle cristie, quando voto da giritto che tu quando stanno andando alle cristie, non mi chiamai così, hai capito o no? E poi, se stai andando a riunione, non voglio che tu strumpate da nessuno, hai capito o no? E se ci stessi la faccia che tu non avevi ancora fornù? E non c'è fornù? Vedi che era fuori, sei ancora Antoniuccio, lo vuoi venire che ti ha da parlare? Antoniuccio, vuoi. Ma sto Antoniuccio, ma mi ha da parlare? Oh, a tu! Tu tieni chiacchiere stamattina e mo faccio frasetta la vivi qui, ti chiede anche che fai, oh! Te ne sempre che fai, mannaggia chi le stravive, te ne sempre che fai! Ma che lo posso una sarda andare una volta da pece a questi, io non faccio come già fai con questi, non faccio come già con matto con questi! Oh, maronna mia! E chi l'ha da fare? Agatone è soddisfatto della sua efferata strategia di difesa, messa a segno con i capi contrari, ma deve fare i conti con la sua compagna Osilia, che venuta a conoscenza della nefanda impresa scatena una lite furibonda e minaccia di abbandonarlo al suo destino. Disperata, confida tutte le sue angosce e le sue paure alla sua amica Clotilde, nobile cortigiana e moglie di Don Samuele, un consigliere di corte. Alla fine Agatone, ignaro del suo destino, fa richiamare il barbiere per potersi finalmente radere. Ora che ha raggiunto il suo intento, è impaziente di godersi la conclusione dei festeggiamenti, mai credendo che dopo tanti pericoli scampati, tante battaglie vinte, proprio nel paese che egli amava, avrebbe trovato una morte non certo degna della sua grandezza. È così che la storia locale assume il respiro e l'incanto del messaggio universale, avvalorando la massima che non sempre la potenza canta vittoria. Sicuramente fatta lì tu con qui, eh? Mio sì. Ma quanta volta te raggiarici che non ti fai usare a me? Come è bello a parlare. Volesse vorrei a te lo posto mio. Allo posto tu. Io l'avessi la sera, o se no l'avessi proprio accesa. Ma se potete sapere perché avete fatto lì? Clotì, stavolta basta, mi sono scucciata, me ne voglio uscire, me ne voglio tornare a casa mia, non ce la faccio più! Ah? Andrea, che dici tu? C'è tu roppa casita, vendete quella casita qua, dite, te ne vuoi tornare a casa!
E il vetro ciuccio che riesce a prete. Mettere il naso per attrezzo. Guagna, tu qua, sì, la regina. Sì, la regina del prete. Hai capito, so io. Quindi, mi tratta peggio di una serva così. Quando si inquieta non capisce più niente. Mi giurieia, mi rimazza. E chi non dice che hanno giorno di questo, faccia a cupea, mi leva la naso in tutto. Quanto sei esagerata! Ma è possibile che tu ogni sporco le fete vende tre? Ma piuttosto, perché avete fatto all'it? E perché? E perché non sanguinate? Niente di me ha fatto accire 10 cristiani con la scusa del pranzo. Hai capito, no? Buona Flamengo! E chi sono chi? Sono chi li 10 che è contrata. Chi di poveretto non avevano fatto mai la nessuno. Ah, a proposito, come non scordavo una cosa che è importante. Ma lo pranzo come è giunto tutto buono? E fatta la pizza con la ricotta? Con tutti! Ah, sì! E inoltre che non richiamo il volere qua, tanto qui è così e basta. Ma tu ti rendi conto? Ma tu ti rendi conto di quello che stai dicendo? Ma tu che facessi al posto mio? E che facesse? Io non facessi proprio a niente. La facesse fare tutto quello che io voglio, pure perché io non faccio quello che voglio. E a te non darei renzi, è l'uero o no? Sì, nell'uero, però io già parlai, non posso mantenere. Parla e fregati! Gesù Cristo mi perdona, ma che mi fece dice questo? Oh mamma mia, tu parla così Cluti, perché tanta fatta, tanta cosa, non sei, hai capito? Non ma sei. Gna, vira che marito e mamma dice tutte cose. Ma state zitta, sta tu pegna, che vuoi sapere tu e con tutto marito. Vira, che quello che avevo fatto a Tona, prima era mia sandata, non lo sei più. Ah, ma allora tu sei tutto. Mi sentivo. Guagna. Virga la notte qua non mi vai a cortia. Sì, se non ci stanno matrimonio. Stella dicendo che mi vai a cortia. E tenne tutto il rifetto del mondo. Però è pure lo tipo che parla e quando accumenza non la fornisci più. Allora se tu veramente sei tutto cosa, lo fatti la moglie, com'era? La moglie. Tutti la moglie l'ha fatta a Ciri, hai capito? Io il motivo non lo saccio e non fatto che non si è mai potuto scoprire, ma io l'ha fatta a Ciri. E quando sei al darete, mi ingiurieia, mi reimazza, mi dice che sono una mala femmina, te è quella la moglie che va a fare la stessa figlia. Oh mamma mia! Ma non è che la moglie teneva l'umando nulla? E se ci si strafatto, Moica, questa che ne va. Oh sì, hai visto, sta attattendo. E che tanto lo mando nudo, Moica? No, questo no. Ma tu sta attattendo lo stesso. Ma... E l'ho fatto, come che mi viene a mente, l'ho fatto la figlia, com'era? La figlia di chi? Oh Maranna, mi era chi stiamo parlando, Ratone. Maronna, ma l'ho fatta, è suta, la figlia Ratone. Quella? Come figlia? Quella, non, quale figlia? Quella era la nipota, il principe di Salerno, figlia una cainetta. Quando chi era un ospite a capo ha dato sto grande mostra, approfittai pure di quella povera creatura. Uagliacca, che brogna! Ma io volessi sapere, ma chi ne passa in quel cervello? E che l'ha da passare, Clutì, che caspita l'ha da passare! Una cosa pensa, una cosa, arfena e basta. Quella povera maculatina mia, la camarella. No, non si può sposare quando ne uccio sono 7 anni che fanno l'amore. Proprio a questo motivo, che secondo te sa brutta leggere un ius prima notte, sa che serve? A questo serve, non ce ne lascia uno, tutte le femmine del paese, femmine grosse, piccole, ciotte, vasce, secche, sono tutte le sue, basta cariate, sono tutte le sue, hai capito? E allora, sora mia, ingarze pacienza. Ingarze pacienza. Anna fornista qua ti mangiate, non ti preoccupare. Anna fa il conto con me, Anna fa! Maronna, questa è la donna, sì, mamma mia! Città, non siamo mai trova qua, sono a 10 mannini! C'è mannini, c'è mannini!
già favrei idra, già favrei. Sembrò! Sembrò! Voglio! Aglio! Madonna, questo quando lo vedo quando non ci stai mai! E sulla rotonda non c'è mai! Sembrò! Ecco qua! Sì, stai qua sempre con un salzecchio in bocca, che bei facendo, che bei facendo! Oh, io quando ti vengo per uno non tocchi mai a te! E la amico, vedi quanto si è fatto prima, prima stai sempre che ma. Voglio, tu sapevi che oggi è stata una giornata memorabile e passerà alla storia. Un rubranzo sei memorabile che per tu è fessecchanissimo freghetto. Certo, tu sulla quervi. Voglio, impossessandomi delle contrate di confine, vivi. Difficilmente li pezzantini potranno arrivare sotto Sant'Ata, proprio difficile. Verranno 983, cacchite sanno pigliete sia Troia, sanno pigliete Ascul, sanno pigliete Lucera, voglio tutta la Puglia e mezza Basilicata, se meno Bisanza, hai capito no? Perciò io già porto fuori a Sant'Ata, e tutte le strade che portano a Sant'Ata. Sì. Hai capito? E poi questo, cavola, scusa per lei. Li capi pranzo, non li capi contrata e capi tra ci fatta acciso. Perché? Perché i territori richiede si trovano proprio a confine con i bizantini. Per, in una posizione per noi militarmente strategica. E capi? Aglio, io non mi posso permettere di sbagliare. Qua basta che qualcuno faccia questa come Luca Staldamarini. Ah, Luca Staldamarini, sì. Sotto la ruota? Sì, come la ruota. Ma te l'hanno portato sotto non era mancato, ma sto credendo, ma vedi perfetto. Non l'hanno conosciuto, ma sacci pure che è successo. Stefano c'è all'887 che stava Luca Staldamarini che ha governato a Sant'Anna. Chi fece quel grande mostro? Si ribellai al principe Ione e si accucchiè col principe greco Teofilatto. Disgraziate mostro. Chi ne sei tu? Ma che ne sei fanno fornire? Stefano c'è! Quasi qualcuno avesse a fare lo fessa come lo castalto marino! Guagliori in annuale, bizantini andiamo ne sono andate! O viene da Cristo! E qua! O viene dalla via Beneventana! E che stanno a fare sul dedo nostro? Stanno a fare la guardia al cucù! Stanno a fare la guardia al cucù! Sembra che ne fa! Quale responsabilità è la nostra? Io non mi posso fare nessuno, capito no? Ah, io non posso, noi non m'aspettiamo che nessuno a tagliare sopra andata, capito? Questo devo fortificare, io non mi posso permettere di sbagliare. Qua basta che... Qua voglio... Il nostro compito è quello di difendere Sant'Agata, di non far passare nessuno e soprattutto di capeggiare i longobardi alla conquista della Puglia, perché io passerò alla storia come il più grande condottiero. Tutto quanto sanno a ricordare chi è capitano Agatò. Venerica cresce, non ti puoi lamentare. È solo che speriamo che chi venne per me non lo facci a dredo come la gota che sopra di gravità. Ma tu, Sambro, ma tu vieni vedere quanto è bello, vieni quanto è bello, bello, vieni bello, bello. Voglio sto paese tenere tutto, posizione, ricchezza e bellezza. A proposito di bellezza, tu, vedi che la forza è ancora Antoniuccio che va da parlare, da fare la va. Antoniuccio, vuoi vedere, ma te sei rimbambita veramente allora? Non ti permetto tu ad alzare la voce alla mia mia in sta maniera, hai capito no? Oh, ma vieni un po' qui. Ma io non lo so. Quanta pensiera che tiene? Ancora, tutti a già fare in questo paese, tutti! Specialmente quando si tratta di matrimonio. Che volessi dice, sembra, che volessi dice dopo questa cosa? Sembra. I paesi hanno capito la legge è legge. E a te essere rispettato. E perché non ci fatta questa legge, non ci capito? E poi la verità sembra, i motti troppo ricci. Troppo tutto tanta guerra, tanta cesaglia, tanta sangue a piscio. Beh, diciamo che hanno poca soddisfazione, ci vuole. Ora ci vuole. E questa è la meglio legge che potevano fare per me. Sono bravo, sai che ti dico? Crestello matrimonio, e vuol dire che crea festa. Allora, sai che lo fai? Vabbè,
chiamalo, vorrei che mi faccio stare. Poverita, avrà messo il rango, la forza. Mamma mia, tutti io già fai in questo paese, tutti io già fai. Mamma mia. Carina, me! Dio! Buonasera signorina, sono venuto per fare la barba e poi fa che sa pure parlare. Sì, Antonio, ma tu sei venuto per fare la barba o capire a parlare e non ci capì? Tu voilà. Assettate, ma signorina, assettate. Sì, sì. Io! Non me lo facendo sing sing come sei fai tu, eh? Principe, senti, che per caso avessimo cangiato pensiero per quel fatto che avrete non è... Ma l'ho fatto, Andrew? Ma che cazzo? Guarda, è Brigitte che mi ha già sposato. Tanta uno è figlio maschio, E la sposa com'è? Com'è la sposa? Antonio, è inutile che facciamo torno da voi. Tragedite, non ti posso fare niente, mica posso fare chi sì e chi no. E se dopo i paesani hanno pure ragione, poi se lamentano, capito? Non posso fare chi sì e chi no. Se te ponteva per me, poi l'amore dita, ti accontenterò, che pazzi. Se te ponteva per me, sì, però... Ma non hai visto a signori? Ma io ci pensate una cosa, no? Io ma quella dina non sposo io. Poi la sera è da bene lo cassetto, no? Per quel giusto che la prima notte, che, giusto quella cosa che... E voi non lo facete niente, no? E di che buono? Non lo faccio niente, no, non lo faccio. Sono proprio da venire allo cassetto. Ah, ci pensate qui la faccio di cioè, che in la stanza con la camarera? Ah, sì, certo. Riga buono. Riga buono, sì. Faccio una bella idea. Ah, certo che è una bella fantasia. Tra città non posso fare niente. No, non posso fare niente perché non posso fare chi figli e chi figliasti. E se dopo le cristiane come viene proprio subito a sapere, pertanto sto paese viene di me. Viene da sapere. Ma io, signore, ma io come ho già fatto? Ma come fa? Ma ti ho fatto l'altro tutto prima da te. Ma tutto l'altro prima da me sotto vedere tutto quando è cornuto. Attendo questo caso. Ma nonna mia, ma poi mi chiedono di sonore, che... Diciamo che... Non erano di sono! Non erano di sono! Ma tu sei pazzo tu! Tu sei pazzo tu! Tu sei pazzo! Tu sei... Zubro! Oh, e che tiene da Luca? Ah! Sono già acceso, Zambrò! Che? Zambrò, ho già acceso, Zambrò! È morta! No, ma cosa avevo un palloncino? Io ho fatto fuori. Un po' di andare così.
Rock, Giovanni Cerrillo. Ron Samuele. Taddeo Loreto. Giorgia Cin, Luciano Palumbo, Anthony Hutch, Michele Ciciretti, Lonna Clotilde, Michela Maruotti, Ronna Ausilia, Lidia delle Noci, Zambronia, Maurizio Capano, Agatone, Ortensio Mocciola, delle Noci. Grazie. Voci fuori campo, Gennaro Iacullo ed Elena Lucarelli. La logistica e tutto quanto ci è servito, tutto il lavoro alle nostre spalle che vi posso garantire non è poco. Rocco Lionetti, Gerardo Lionetti, Rachele Palombino, chi mi dimentico? Maria De Leo, Titina De Leo, insomma tutti noi della compagnia teatrale, che siamo veramente felici di essere qui questa sera per un motivo molto, molto importante. Noi l'anno scorso, come ben sapete, abbiamo la nostra associazione, la più longeva di Sant'Agata, ha compiuto 40 anni dalla sua fondazione, e vogliamo ricordare i nostri cari amici, perché senza di loro non saremmo qui: Pierino D'Onofrio, Sergio Barbato, Lorenzo Vitagliano, i nostri amici che sono sempre nei nostri cuori, ai quali noi ogni anno indegnamente dedichiamo questa nostra manifestazione. E comunque non vi lasceremo soli, perché come ben sapete, qualcuno di voi sa, molti di voi sanno che abbiamo presentato un nuovo spettacolo a febbraio scorso, e vediamo, secondo le nostre possibilità ed esigenze, saremo molto felici di riproporlo anche per i nostri amici lontani che ci hanno onorato della loro presenza quest'estate. Allora, io vi ringrazio. Ah, certo, non solo i nostri vecchi componenti, noi che siamo storici ormai datati, ma voglio ringraziare in modo particolare i nuovi, Luciano, Giovanni, Taddeo, Maurizio, che non è una new entry, Maurizio non è una new entry, e comunque tutti coloro che ci hanno supportato e sopportato anche, giustamente, e voglio ringraziare di cuore soprattutto voi, il nostro pubblico che ci segue sempre e senza del quale sicuramente non potremmo essere qui. Grazie a tutti, spero siate stati felici come noi, che vi siate divertiti, certo, e di nuovo mi scuso se ho dimenticato qualcosa o qualcuno, e comunque grazie di nuovo, grazie a voi.